Cristiano Del Grosso, a pochi giorni da questa delusione, peraltro le tue lacrime, il tuo gesto di stizza nei confronti di Silvestri sono un po' rimasti nel cuore dei pescaresi per la testimonianza, insomma, di grande attaccamento che hai dimostrato. Beh sì, al di là di questi episodi, insomma, diciamo che il fattore importante è stato che comunque tutto l'anno abbiamo dimostrato di questo attaccamento alla maglia, di voler riportare a tutti i costi i tifosi allo stadio e di ricreare entusiasmo in una piazza importante come quella di Pescara. Purtroppo è andata come è andata e si deve però subito ripartire a testa alta perché abbiamo fatto qualcosa di importante. In poche parole, un riassunto, una stagione positiva per la squadra ma anche per te personalmente. Sì, perché comunque quando centri degli obiettivi importanti è chiaro che hai fatto qualcosa di importante, è indubbio. Quindi va merito allo staff tecnico, va merito a questa società, va merito a noi ragazzi e ai tifosi che sono stati grandi fino all'ultimo. E quindi si deve ripartire da queste cose belle, positive, vere, senza star dietro a quello che potevamo fare, quello che si poteva fare. Quindi rimboccarsi le maniche è un grande entusiasmo, perché credo che questa piazza, l'entusiasmo che ti può dare questa piazza non te la dà nessuno in B. L'ultima è il tuo contratto in scadenza a giugno, questo giugno resterai, insomma, dall'area che tira, da quello che sentiamo, insomma, ci sono concrete possibilità che tu possa prolungare il contratto, è così? Ma io ho sempre parlato col presidente, la stima è reciproca. Ringrazio della fiducia che lui comunque ha sempre espresso nei miei confronti e ho cercato di ripagarla sempre in campo essendo un professionista impeccabile come comunque ho sempre fatto nella mia carriera. L'età è quella che è, ma mi sento di dire che fisicamente sono integro e posso dare ancora tanto a questa squadra. Vivo qui, la cosa più bella sarebbe continuare insieme fino a quando poi arriverà. Io i contratti col presidente l'ho fatto con una stretta di mano l'anno scorso e quest'anno, se lui vuole, mi basta una stretta di mano.